Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione global. Ci troviamo in zona banner, ci troviamo nel banner di macchina e siamo qui signori per cercare di ottenere la sua arma LD, la sua arma BT e volendo anche l'arma LD di Pain. Ma prima di pullare su questo banner abbiamo il banner di 18 e il banner che contiene tutte le LD presenti in game, o perlomeno credo dovrebbero essere tutte. Non ne sono sicurissimo e non so se effettivamente su questo banner c'è una free multi al giorno, né dubito assolutamente che mettano una free multi al giorno in un banner come questo. Non ci ho fatto caso durante la live se ne parlavano meno. Comunque credo che lancerò qualche ticket anche su questo banner e quasi quasi direi di partire con la free multi proprio da questo, giusto per capire se riusciamo a sculare un LD. Effettivamente non so se sarò in grado di ottenere roba da questo banner, visto che ce ne stanno un fottio e che comunque ho molte LD, quindi sarebbero dei doppioni. Non so se è un buon investimento lanciare dei ticket qua dentro, ma ne ho un fottio, quindi qualcuno potrebbe effettivamente lanciarlo. Troviamo un LD già adesso? Assolutamente no, solamente tre armi che non ce ne facciamo assolutamente nulla. Ok, lanciamo anche la multi qua, da questo banner non mi serve nulla, quindi qualunque cosa esca, sti cazzi, forse la BT è l'unica cosa che potrebbe interessarmi giusto per prendere 5 token, ma è abbastanza relativa. Era un'orbe dorata, quindi qualcosina al suo interno ci deve postare, no? E troviamo, sì però trasformati, cortesemente, Armex di 18. È una palla, una palla perché sì, ci sta, trovare le palle così ci sta. Allora, lanciamoci il ticket gratuito qua sul banner di macchina, che ovviamente non ci sarà nulla al suo interno, logicamente. Vai di free multi, dopodiché andiamo di ticket. Attenzione, orb dorata. Magari troviamo già le LD di macchina o le LD di Pain. Io di macchina ho tutto tranne LD e BT perché all'epoca non ho pullato. Alt. Qui è lo Squall del futuro che vi parla. In realtà lo Squall del passato si era completamente dimenticato che aveva già le LD di macchina. E dunque, fortunatamente abbiamo pullato per cercare l'arma LD di Pain e la BT di macchina. Perché in realtà se dovevo pullare per l'arma LD di macchina era solo uno spreco di ticket. Ma ridiamo la parola allo Squall del passato che continuerà a fare gaff su gaff, sperando di maxare l'arma di macchina, convinto che non aveva l'arma LD di macchina. Ok, prego Squall del passato, proprio per pullare in questo periodo, anche se effettivamente ero attualmente indeciso se pullare o meno per lui, visto che, attenzione alle LD di macchina, visto che stanno per arrivare i livelli 90 e lui praticamente è l'ultimo a prendere la BT se non ero con i livelli 80. Però comunque è un buon personaggio, abbiamo trovato un botto di roba all'interno di questa multi, guardate quanto oro compreso nell'ED, quindi non male, non male, ma adesso si punta ad ottenere l'arma LED di Pain. Speriamo di sculare eventualmente anche l'arma BT di macchina. Ho i token, quindi sì, potrei prenderla con i token, però troppi ticket, devo spoltire ticket, quindi mega pool, signori, 500 ticket. Ne lancio 500, quindi partiamo. Poi ovviamente se la becchiamo prima, lancio sempre 500 ticket, ma li lancio sull'altro banner sperando di sculare qualche arma LD. Quindi come sempre, signori, orbe azzurre ve le velocizzo, le orbe dorate le andremo a commentare. Attenzione che abbiamo trovato anche l'arma LD di Pain. Dai, dai, abbiamo trovato anche la sua arma LD.
Però voglio continuare a lanciare qualche ticket qua dentro, dentro questo banner, sperando di sculare l'arma BT di macchina. Finalmente un'orba dorata, finora tutte orbe azzurre, che comunque ci hanno droppato l'LED di Pain, quindi tanta tanta roba. Magari adesso da quest'orba dorata riusciamo ad ottenere la BT, si trasforma all'ultimo, io spero onestamente di trovare l'orb spoiler, così siamo sicuri al 100%, e poi andiamo a pullare anche sull'altro banner, dimmi che c'è sta l'arma BT, altra arma LED di macchina, poco male nel senso risparmio qualche Power Stone. Ma voglio la BT, voglio decisamente la sua arma BT. Che poi, attenzione, potrei anche optare per utilizzare i token e prendermi la sua BT tramite i token, quindi magari su questo banner ci lancio gli ultimi 100 ticket e i restanti proviamo a sculare qualche altra LED e mi prendo la BT con i token eventualmente. Ma si trasforma? Non si trasforma. Non si trasforma. E ci ho sperato. Vabbè, arriviamo all'incirca 700 ticket, poi gli ultimi 200 li lanciamo sull'altro banner eventualmente, ma abbiamo un'altra orb dorata che purtroppo non è un orb spoiler. Ti prego, trasformati e dammi la BT, così mi risparmio sti token che comunque ancora in posta possono dorare. Però macchina deve diventare il mio quarto PG verde. E altra arma ex di Pain, che non ce ne facciamo nulla. Arma LED di Pain, e stiamo avendo abbastanza fortuna su questo banner perché stiamo droppando LED come se non ci fosse un domani. Potevo fermarmi quando avevo utilizzato meno di 100 ticket, ma via. Continuiamo, anzi sapete che vi dico, queste qua ve le schippo direttamente sperando di sculare roba. Fammo così, velocizziamo un po' il processo. Orb dorata, questa ce l'apriamo lentamente perché è comunque un orb dorata e potrebbe contenere al suo interno l'arma BT, ci fa risparmiare i token, ma eventualmente dopo questa multi fammo l'ultima e se non ci sta ci andiamo a prendere l'arma BT dai token, lo portiamo verde, lo porterò verde e andiamo a pullare un pochettino anche nel banner dell'LED, dove spero di beccare effettivamente una singola LED, ovvero quella di Faris, e non abbiamo trovato nient'altro. Potrei continuare, potrei tranquillamente continuare, ma per il momento lanciamo 200 ticket su questo banner. Orbe dorata, LED di Faris? Sarebbe una figata beccarla così, subito,
visto che è una di quelle LED che cercavo, ma che non mi è uscita. E Faris può tornare parecchio utile. I suoi debuff sono eccezionali, quindi ti prego, esci LED Arma X, così, giusto per, e basta. Questo banner è un po' una fregatura. Altra orb dorata. Un LED, per favore, non delle armi X. Almeno un LED. E possibilmente un LED che mi manca. Ora però vattene a pesca se so quale LED mi manca. Non mi ricordo, onestamente non mi ricordo. Attualmente l'unica che mi viene in mente che voglio seriamente è quella di Faris. Arma X di Ramza. È una truffa sto banner, è decisamente una truffa. È fatta apposta per farti spendere un botto di roba. E ti escono le orbe dorate, perché non è che non ti escono, il problema è che non ti escono le armi LED. E poi quando ti esce un'arma LED, sicuramente sarà un'arma LED che già abbiamo. Ora, non so se ci sta l'opportunità di prendere quella di Machina o di Pain. Probabilmente se ne esce una, prenderemo quella di Machina o di Pain. E troviamo al suo interno un'altra arma X. Wow, wow, banner... Ci stanno le LED, non sono stupido io, vero? Cioè, all'interno ci sono le armi LED di tutti. Sì, di tutti. E come potete notare, me ne mancano un fottio. Quindi sì, sarebbe effettivamente gradita l'arma LED di Faris. Cioè, ce ne stanno un botto, ce ne stanno decisamente un botto. Non dire che stiamo qua a scrollare, continuiamo, dai. Altra orb dorata, ma al suo interno ci sarà sicuramente un'altra arma X. La butto lì. Arma X di Seifer, così a random. Che ci sarà al suo interno? Arma LED di Machina, signori. E che vi avevo detto? Se troviamo un'arma LED o è quella di Machina o è quella di Pain, eh? Ok, ok. Gioco, per favore, la smetti di pigliarmi per il culo. Please, please. C'è stavano tutte le armi LED del gioco. Perché quella di Machina? Perché? Nulla signori, gli ultimi 100 ticket ce li velocizziamo perché non voglio fare uscire il video troppo lungo, nel senso che ce li skippiamo direttamente così. E nei primi 10 non troviamo nulla, altri 10 non troviamo nulla, perfetto, perfetto, dai andiamo avanti. Orbo dorata, vabbè l'orbo dorata ce la gustiamo, magari all'ultimo ci esce un'arma LED. Se mi esce quella di Faris, ritorno nel banner di Machina. Solo se mi esce l'LED di Faris. Perché ripeto, è l'unica che effettivamente attualmente cerco. Dunque, cosa ci sarà all'interno? Arma X di... lui è King? King, aspetta, è King lui? Non sono sicurissimo se lui sia King, non ricordo, non ricordo assolutamente. Va bene, comunque, continuiamo, lanciamo questi altri 60 ticket... E li velocizziamo perché sennò il video esce davvero immenso, già una mezz'oretta che registro. Voi vedrete un video all'incirca di 10 minuti tramite il fatto che vi velocizzo le orb e il fatto che andiamo a skippare tutto. Ci velocizza non poco il pull. Non troviamo nulla, eh? Ma proprio 000. C'è nessun'arma LED che non abbiamo? E sembra proprio di no. Ultimi 10 ticket e un'orba azzurra. Non pullerò più su questo banner. Decisamente non ci pullo più.
Però signori, sapete che vi dico? È Capodanno e buttiamo gli altri 50 ticket. Ne ho un fottio, tranquilli. Adesso li recuperiamo tutti quanti in una volta sti ticket. Ah sì, dai, però ve li velocizzo. Orb dorata, ve la schippo pure, ve la schippo pure. BT, doppia LD. Cioè, ma si può, doppia LD. Doppia LD. Abbiamo maxato l'LD di macchina senza spendere praticamente Powerstone. Ottimo, come se ne avesse poche, tipo 800. Altra orb dorata che sarà una BT, non arma X. Ultimi 10 ticket e poi ci fermiamo. Non troviamo nulla al suo interno. Va bene, va bene. Prima di salutarci però andiamoci a prendere l'arma BT di macchina. Macchina che ovviamente diventerà verde, come detto, quindi prendiamo la sua arma BT e andiamo a ritirare tutto quello che c'è sta in posta, perché ho un fottio di ticket, ho un fottio di token per quanto riguarda... Aspetta un attimo, perché io sto continuando a ritirare roba, perché una volta ti ritirava tutto, adesso non ti ritira tutto in una volta, quindi continuiamo a ritirare fin quando ci dice ok, non possiamo prendere ulteriori ITM. Potete controllare che ho ancora dei ticket, quindi li ho tipo ricappati. Oddio, non pensavo di ricapparli. Quanti ticket c'avevo? Ho ricappato i ticket. Ok. Beh, stavo a dire qualcosa, ma mi sono dimenticato. Credo che vi stavo parlando dei token, credo di sì. Beh, ne ho già 11, quindi ottimo. Abbiamo 11 token che comunque erano in scadenza, tipo duravano altri 30 giorni, una roba del genere, più o meno. Ovviamente è l'ultimo, quello che scadeva più velocemente. E poi, se non sbaglio, ne posso ritirare altri 15 o addirittura 20 vendendo i doppioni. Qualora dovessi riuscire ad ottenere, perché poi macchina sarà presente in altri banner, la sua BT da altri banner, così la sculiamo. Sì, la vendo, so comunque token alla fine sti cazzi. Però per il momento macchina ce lo facciamo verde. E ce lo facciamo verde anche perché praticamente sono rimasto a corto di personaggi con BT Plus da utilizzare nelle Feod. E macchina comunque è una macchina. E il momento migliore di questo per utilizzarlo non c'è. Ok, siamo alla fine dell'era dei livelli 80. A breve arrivano i livelli 90. Non vedo l'ora che Squall ottenga la sua BT Plus. Però alla fine là non devo spendere gemme o ticket. Non, solamente le risorse per portarla al Plus. Ovviamente ho tutto di Squall, quindi ci sta. Dai signori, io vi auguro tantissima fortuna con le vostre pull. Come avete visto abbiamo ricappato i ticket senza problemi, ne ho un fottio e ancora ne ho da prendere dagli eventi, quindi qualche altro ticket forse lo lancerò ancora qua dentro, perché ho ancora dei ticket da recuperare dagli eventi. E in più ci stanno tutti quelli della Chocoboard, che sono tipo altri 180 ticket se non di più, quindi ci sta un botto di roba ancora da recuperare. Come detto signori, buona fortuna con le vostre pull, auguroni di un buon 2022, buon capodanno signori, e mi raccomando, like e condivisioni a palla per supportare serie e canale. Ovviamente se non siete ancora iscritti iscrivetevi e unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. Detto ciò signori, vi rinnovo nuovamente gli auguri di un buon capodanno e noi ci rivediamo nel 2022. Alla prossima!